La scuola media Tagliente di San Lazzaro, appartenente all'istituto comprensivo Giovanni XXIII, dispone di una ventina di piante di ulivo nel proprio giardino. Piante ornamentali, certo, ma in grado di produrre un discreto quantitativo di olive. E così i docenti, con la supervisione del dirigente scolastico, hanno raccolto queste olive con i ragazzi delle classi prime della scuola media, ottenendo un buon quantitativo del prezioso frutto. Dopodiché, al frantoio, hanno avuto l'opportunità di seguire la molitura ricavando circa 20 litri d'olio. Il risultato è un prodotto d'alta qualità, caratterizzato da un colore verde acceso, con un sapore molto delicato, perché poco acido. E così oggi, al posto della solita merenda preconfezionata, i ragazzi hanno potuto gustare una sana fetta di pane con olio novello ed un pizzico di sale. Ma per noi è importantissimo perché insomma abbiamo la fortuna di avere un uliveto che si trova proprio alle sue spalle, per cui ogni anno con i ragazzi raccogliamo le olive, portiamo le olive al frantoio e facciamo l'olio, moliamo le olive e facciamo l'olio. Ed è bellissimo per loro perché veramente seguono tutto il processo dalla raccolta fino al consumo, perché come vedete oggi faremo una piccola assaggio di questo olio con il pane e quindi recuperiamo anche un antico sapore che è il pane con l'olio, che insomma è il sapore dei nostri nonni, e trasmettiamo le tradizioni ai nostri ragazzi, cioè facciamo un passaggio generazionale. Li invogliamo a spegnere la PlayStation e a riaccendere le tradizioni. Ma sicuramente, li invogliamo soprattutto a stare nella natura, a capire i cicli che si sviluppano nella natura e che portano il frutto alla nostra tavola. Professor Sferra, come si è sviluppato da un punto di vista operativo questo progetto? Allora, questo progetto sono diversi anni che diciamo, lo portiamo a termine, si chiama Ragazzi in Campo, la parte operativa sono proprio i ragazzi, che chiaramente noi abbiamo la fortuna di avere queste piante di olivo adiacenti all'interno dello spazio esterno della nostra scuola e loro sono stata la parte operativa, cioè abbiamo fatto tutte le fasi che riguardano proprio la produzione dell'olio, cioè, c'è stata la raccolta, poi c'è stata la molitura. E c'è stata anche oggi ci sarà la degustazione dell'olio prodotto proprio dalle nostre piante. I ragazzi si sono mostrati molto diciamo, interessati a questo progetto e ogni anno attraverso la rotazione delle classi, lo facciamo in genere con le classi prime, riusciamo a produrre un piccolo quantitativo di olio che poi in occasione di questa giornata di festa degustiamo, facciamo degustare insomma, a tutti i ragazzi.